trovato qua per terra, porca miseria. Aspetta, eh. Cos'è? Dove? Filo di lana. Fa vedere. Sul filo di lana è arrivato Faso. Filo dentale. Pazzesco. Ah, sul filo di lana. Sei arrivato sul filo di lana stasera. Ma guarda, invece che venire in Vespa come di solito. No, sono venuto in Vespa come al solito. Ma dove abiti? Sempre all'Indona Cesarini o? Sono lì in via Cesarini proprio, al 2. Ma cos'è successo? Che sono sceso di sotto casa con l'idea di partire istantaneamente, ma ho visto il maltempo. Quindi ero un po' leggerino, ho detto porca miseria, torno su a prendere la cerata. E ti sei messo il maglione di Gigi Rizzi. Mi sono messo il maglione di Gigi Rizzi e ho preso la cerata che però non trovavo, quindi sai, l'ultimo giorno, la secondo, la cerata, che cavolo è, che poi non mi è servita perché non ha piovuto. Vabbè, è bello che con te ci si annoia mai comunque, no? Perché c'è sempre questo dubbio, arriverà, non arriverà, però, e poi tac. All'inizio della trasmissione c'ero o non c'ero? No, sì, no, no, perfetto, sul filo di là, a bordo proprio. Quindi tutta Italia che sei in pensiero perché dici a Milano pioverà o non pioverà, verrà giù, no. Il demonio, come diceva che no, o non verrà giù, non viene giù per ora. Per ora, magari dall'uscita mi lavo. Perché era tanto tuo no per nulla? Bello. O molto rumore per nulla. Tanto Elio? No, e Silinus, per perché vorrei dire a tutta Italia che siamo di voce, in diretta. Linus, io non è che nei giorni scorsi non ho fatto niente, lo so. Ho tirato la lima della voce, caro Linus, ho cantato e si sente il peso dello sforzo, però voglio ringraziare tutto il pubblico che è accorso ai nostri concerti, perché caro Linus, le emozioni che ci dà il nostro pubblico veramente sono impagabili. Bravo. Sono qualche cosa che non riuscirò mai. Fermo, non consumarla, tienila per dopo. Cordialmente! Lo sento invece il chitarrista Cesareo, dov'è? Ha dei problemi con l'uccello. Uno che passava mi fa: vai grande, forte! E il tassista mi ha detto: con chi ce l'ha? E ho detto: beh, ce l'ha con lei, è un noto ammiratore di tassisti. Non lo conosco, ma veramente. Vi rendete conto che voi in fondo, più vi conosco e più ho la certezza, non siete veramente. quello. Vado un attimo a vedere. Dio mio, ma dopo tanti anni sei sempre un coglione, sei sempre rimasto. Ancora di più. Dolci armonie. Il pasticcere stravagante preparò un panforte a coda. Linus, comunque ti dico che te lo dico dopo. Perché vuoi andare in pubblicità tu? I'm coming to rock and I'm taking a rock and breaking them up. When I'm coming to tackle them, I'm taking them up on my side. When I'm taking them out, when I'm taking them out, I'm giving them a head and one, I'm looking at a radical. Con l'Alfa Rossa fa quello che vuole. Peter Piper picked a peck of pickled peppers. Did Peter Piper pick a peck of pickled Mangoli. Peppers? A 60 le un capù, a 70 le un scetù e a 80 le del balù. 500 coi tuoi problemi. Elio e la storia tese dedicano questa bellissima canzone alla Fiat 500 e sono 50.000 di bocca e 100.000 scopare. State ascoltando Radio DJ, questo è l'appuntamento con Cordialmente Into the Night, edizione di lunedì 28 di aprile. Sì. Allora buonasera e benvenuti agli amici Elio e le storie tese. Buonasera! Non vedo però il chitarrista Cesareo, quindi questo vuol dire che continua ad avere problemi con l'uccello. No. Allora, non so, perché la cosa potrebbe essere anche evoluta. Allora, innanzitutto non è detto che il fatto che tu non lo veda sia colpa sua, potrebbe essere okay. Un tuo limite il fatto che non lo veda. Potrebbe essere bloccato nell'ascensore di Elemedia. Esatto. Potresti essere tu che non lo vedi. Comunque. Potrebbe essere in onda però da uno studio qua di fianco. Bravo, per esempio, perché si è sbagliato. Potresti tu avere delle fette di prosciutto sugli occhi. Ecco. Magari sei andato da un amico salumiere, non ti sei accorto e te le ha appoggiate. Me le ha depositate. Comunque Linus, tu non devi sottovalutare l'impegno delle storie tese, perché non so, ieri a Costa Bissara, un post domani a Bitritto. Sai che la cosa bella del vostro tour è che vi fa scoprire un'Italia che non conosce. Bravo. Esatto. Ogni volta che regaliamo i biglietti per una vostra data è in un posto mai sentito. A momento, Tavagnasco. Però. Tavagnasco, dove era Tavagnasco? Tavagnasco Rock. Non lo so. Dopo però Ivrea. Tu quando dall'autostrada vedi tantissimi struzzi, sei arrivato. Perché struzzi? Perché
è l'animale proprio tipico di Tavagliasco. Tavagliasco vive in libertà, vive lo struzzo. Come è andato il concerto? Guarda, è andato molto bene, se non fosse che già ieri sera, prima di iniziare, ero più o meno in questo stato, per cui immaginati dopo. Però ha cantato bene, ha cantato bene, ha portato a casa la serata con grande professionalità. Come fa un cantante quando si accorge di essere senza voce? E ci sono dei prodotti che si possono usare, no? Si canta delle note più corte, canta un po' più piano, fa delle note un po' più basse. Ma per esempio gli altri del gruppo, tuoi amici almeno in teoria, ti vengono un po' in soccorso? Suonano molto forte, suonano molto forte, per fare in modo che se il pubblico sente meno dice vabbè grazie, perché suonano forte gli altri. Senti che casino che fa quello là. Ci si accolla la responsabilità. È drammatico effettivamente. Il cantante, che tanto merito ha spesso, però in questi casi soffre molto, perché è il più soggetto alla al tipico raffreddorino, mal di gola che colpisce tutti, e quando c'è da cantare non è dura. Però vi posso raccontare anche quanto è duro, non c'è la battuta di spirito, quanto è duro fare la seguente cosa: aprire un pacchetto regalo frettolosamente, un pacchetto regalo per il proprio bambino, tagliarsi precisamente con la carta la punta dell'indice, e la sera stessa essere a fare una serata di jazz. Una cosa che mi è capitata 8 mesi fa, e praticamente, considerando che una serata di jazz, non so, tu suonerai al basso in trio, non so, 4000 note divise per le due dita della mano destra per 2000 note, fai poche note lunghe. No, dico, ogni nota praticamente mi scendeva una lacrima. Cioè, una roba teorica. La vera musica sofferta, esatto. Questa, altro che il blues, le radici, eccetera, eccetera. Bene, c'è molto attesa in questa puntata, perché finalmente si vedrà la sfida fra Mangoni e Ricky Brown. Esatto. Questa sfida legata al mondo hip hop, che praticamente consisterà nel cercare di pronunciare il maggior numero di vocali e consonanti in un minuto. In un solo minuto. Sì. Ricky Brown è questo dilettante di cui abbiamo già sentito un piccolo esempio. Mangoni, sapete, Mangoni campione, è pronto però a tutto. Sì, Mangoni limiti è pronto a tutto. Oltretutto, poche sere fa, quando siamo stati a Roma per un concerto trionfale a questo auditorium della conciliazione di cui tutti parlano, c'è stato, dopo tanti anni, il reincontro fra Mangoni e Baglioni, i due avversari. È vero. Perché tu sai, Linus, che tanti anni fa abbiamo messo in piedi una piccola gara di karaoke in cui Mangoni ha battuto Baglioni. Sì. E tanti anni dopo com'è andata? E non c'è stato confronto diretto, nel senso che Baglioni sedeva nelle poltronissime della zona VIP e ha assistito agli sforzi canori di Mangoni. Però più di 12-13 anni fa, se non 14-15 di più, il pubblico di Grosseto poté assistere a questo grande evento. La sfida di noi abbiamo chiesto un volontario tra il pubblico, si è alzato questo giovane cantante che è arrivato sul palco ed era un noto spilungone che ci ricordava qualcuno. Solo alla fine si è svelato essere Baglioni. Prima, quando però, ha tolto la camicia, sotto c'era la sua maglietta fine. Bravo. Esatto. In realtà subito prima era risultato perdente nella sfida con Mangoni, con la seguente motivazione: somiglia troppo a Baglioni. Così impari. E qui infatti lui ha fatto ammenda. Allora, c'è molta attesa anche per il proverbio erotico lombardo, anche se negli ultimi tempi c'è una deriva un pochino più verso il sociale, sono un po' meno erotici e un po' più culturali, ma non importa lo stesso. Lo avremo verso le 11:30. E poi il tema musicale. Lunedì scorso, grande successo per il tema legato alle macchine. Sì, me l'hanno detto anche fuori in giro. Sì, bravi, per aver scelto. Ne avete colte alcune di canzoni durante il riascolto. Questa sera vogliamo dimostrarvi di essere assolutamente al di sopra delle parti, anche da un punto di vista della fede politica. Sì. Qualcuno ci accusa di avere una smaccata simpatia per una certa parte di cui non faccio il nome. Allora, siccome pochi minuti fa si è celebrata la vittoria al Campidoglio di Alemanno, il candidato della destra, che è il nuovo sindaco di Roma, in onore di Alemanno mettiamo soltanto canzoni cantate da tedeschi. Ciao. Vabbè, giusto, Alemanno. Alemagna. Sai cosa cantavano i suoi sostenitori a Roma? Cosa cantavano? Alemanno, Alemanno, Ale, Ale, Ale. Perché lui si chiama Manno in realtà. Der Kommissar, questo era Falco, che in realtà cantava in tedesco ma era austriaco, come sicuramente ben saprete. Il povero Falco, scomparso ormai
parecchi anni giovane, fa. Ma giovane, tra l'altro. Fate battute sui falchi, no, scomparsi. No, no, no. Non c'entra niente la selvaggina in questo. Linus, comunque sei veramente forte, inattaccabile, perché sono andato a controllare sull'ANSA ed è vero, hanno eletto Alemanno sindaco. Sono attento io. E oltretutto nella piazza c'è gente che ha preso questa cosa con molto, diciamo, non con molta classe, sì, con molta nonchalance, con cori tipo chi non salta comunista è bello. E semo tutti tassinari, urlano alternativamente. Semo tutti tassinari, mi sembra molto bello, infatti. Linone, sono un po' emozionato, posso dirti perché? Vai, dimmi. Forse non riuscirò a vedere questo momento, perché dopo sai che devo andare in giro per la città a vedere se il segnale a monitorare, si prende. Però sono emozionato perché credo, almeno credo, Mangoni eseguirà stasera nel suo numero di karaoke una delle canzoni sdolcinate moderne che più mi piace. Sospettavo ci fosse un po' il tuo zampino. Beh, quando gli ho chiesto quale canzone canterai questa sera, lui mi ha detto quella di Ronan Keating e gli ho chiesto Keating. No, è una canzone molto bella che è When You Say Nothing At All, sì. Dove si nota, se vai a sentire bene, che Ronan, così come Muccino e come Jovanotti in particolari circostanze, ha la S. Ma lì è il compressore, when magari you say nothing at all. No, è il compressore. Allora, arrivano un po' di messaggi, un po' di segnalazioni. Vi ricordo che al centralino c'è la dolce Elisa, quindi se volete essere sicuri che la vostra canzone suggerita venga accolta con entusiasmo, magari spendete un paio di complimenti. Ciao Elisa, ti vedo sempre nella webcam. Sì Linus, perché come al solito siamo in diretta. C'è bisogno che specifichi tu adesso. Beh no, perché sai, c'è sempre gente che mette in dubbio. Ci sono quelli che hanno messo in dubbio l'altra volta, ha messo in dubbio che noi fossimo in diretta contemporaneamente dal Colosseo e da qua. Cioè, senti, facciamo una cosa, diciamolo una volta per tutte, è inutile anche nascondersi dietro un dito. In 15 anni siamo andati in differita tre volte. Stavo per dire due o tre volte, non mi ricordavo. Io me le sono segnate perché le vivo comunque. L'ultima due anni fa, forse tre anni fa, esatto. C'era ancora la radio vecchia, mi ricordo. Erano quasi tutte registrate e alcune in diretta. Allora, poesie ermetiche proposte a noi da questo poeta che si chiama Hermes Palinsesto. Non è mai aumentato. Oh no, perché è singolo, coerente. È singolare, è coerente con se stesso. Rigido, direi anche. La prima poesia si chiama Alpinista con un grosso dubbio. Dopo ore e ore di scalata, mani ghiacciate, piedi ghiacciati, pericolo di morire, sono arrivato in vetta. E se di tutto ciò non me ne fregasse niente. Perché c'è anche quella cosa lì, non c'è l'immagine. Che succede questo... che è più il percorso. Esatto. Che l'arrivo. Arrivi lì, il sabato del villaggio, capito? Bravo. Leopardi era un alpinista. Era un alpinista. E non lo sapeva. In piano, però. Un alpinista in piano. Canati, sì, infatti, c'è un po' di collina c'è. Civiltà aliena. Per non avere problemi intergalattici, l'UFO parcheggia in zona disco. Così. Bello, sa che è il suo posto. No, magari non lo sa, però leggendo, dice, mi metto qua che non dovrei sbagliare. Esatto. Equivoci colpevolizzanti. Zio Paperino ha rimproverato qui, ma era stato quo, quindi era un dannato. Qui pro quo. Beh, di buon umore, Hermes. Sì. Questa è già una segnana. Giochi di carte. Erano tre o quattro amiche e giocavano tranquillamente a poker. Quando ne arrivarono altre 20, giocarono a Tanter. Questa è una bella cagata. È bello Tanter. Scusa, Hermes. Però è un gioco che si può fare. Devi mettere dentro tipo 15-20 mazzi e giochi comunque a. Invece, se sono nude, giocano a porche. Pensa a un alpinista che arriva sulla vetta di un monte molto alto dopo che ha fatto questa cosa, e quando è sulla vetta viene colto da un attacco di panico e non riesce più a scendere. Pazzesco. Potrebbe anche magari essere, anche potrebbe anche essere infatti, successo infatti, secondo infatti. Me. E pensa a un pappagallino che è lì nel suo tutto trespolo e a un certo punto viene colto da un attacco di panico. Questo pensiamo a delle cose assurde. Sì, ecco, mentre voi ne pensate, mettiamo un'altra canzone tedesca. Ma questa è Nena, la domanda è che fine avrà fatto con i suoi 99 palloncini rossi. E te lo dico io, è volata via. Con i suoi 99 palloncini rossi. Ma di cosa
cosa parla sto pezzo? I 99 palloncini rossi. Per farci cosa? E che ne non so. Non mi è chiaro. Pensa che era una canzone tedesca che però ebbe anche grande successo in America grazie a una versione cantata in inglese, appunto, della sempre stessa canzone. Sempre da Nena? Sempre cantata perché da Nena. Nena. Perché Nena, in ogni caso. Nena. Che era pure abbastanza appunto, questo è il punto. Abbastanza. No? C'è una storia che non tutti conoscono, recente, anche un po' drammatica, che però sembra un po' il tema di questa canzone. Per che il è momento drammatica, non si sa bene. Prete sì, brasiliano. Di questo prete brasiliano, ma in realtà purtroppo la prognosi è decisamente infausta. Il prete Antonio De Carli, che per raccogliere fondi a scopo benefico usava questa pratica di legarsi ad un migliaio di palloncini e controllare il volo, bucandone alcuni se doveva planare oppure gonfiandone altri se doveva andare più in alto. Però si è disperso, però è bellissima l'immagine dell'uomo volante che realizza il sogno di tutti i bambini, che è quello di volare appesi ai palloncini, come diceva la canzone di Renato Raschel: dove vanno a finire i palloncini quando sfuggono di mano ai bambini? Dove vanno? Cosa fanno? Vanno a spasso per l'immensità. Speriamo, in realtà poi si sgonfiano e cadono in terra o in testa a qualcuno. Ma quindi prete è scomparso. A noi piace prete pensarlo è disperso, non si trova non più. Si trova quindi più. Potrebbe anche non essere morto. No, speriamolo per lui. Era dotato di paracadute di sicurezza, leggiamo. E di poi GPS, due telefoni cellulari, però telefonare non telefona, scrivere non scrive. Forse adesso sta così bene là in alto. Ha lavorato tutta la vita per andare lì, evidentemente potrebbe essere il suo posto. Come dice l'antico proverbio, quando voli legato ai palloncini, meglio portarne due o tre di GPS. Così il proverbio. Attenzione, cosa c'è? Il TG5 edizione straordinaria. Linea al TG5, presto. Berlusconi riceve il leader russo Putin in Sardegna. Un successo boom, si prepara un film con i due giovani protagonisti. Folla allo stadio di Washington per la messa del Papa. Sui preti pedofili Ratzinger dice: l'Italia prosegua nel risanamento. 16 arresti, oltre 100 indagati per uno sguardo troppo insistente. Avevano fissato una signora in treno da Lecco a Milano. Stasera su Canale 5 un nuovo episodio dei Cesaroni. Tra loro diversi minorenni sono accusati anche di violenze e pestaggi. Fenomeno in crescita tra i giovanissimi. Un successo boom oltre il piccolo schermo. Non ci sono parole per quel dolore. Caso aveste appena acceso la radio, questa è Radio DJ, questa è cordialmente Into the Night, che ovviamente quest'anno in questa stagione ha una nuova veste musicale. La puntata a tema, il tema di questa sera è un tema che ci viene ispirato, suggerito dall'attualità e che ci serve per ricordarvi, per quei due o tre che ancora non si vogliono mettere nella testa che siamo sempre rigorosamente live, abbiamo scelto di celebrare, tra virgolette, per dimostrarvi l'essere al di sopra delle parti, la vittoria nella tornata elettorale, appunto, a Roma, del candidato del centrodestra Alemann, e quindi soltanto musica Alemann, e quindi soltanto musica tedesca. Questi erano i Kraftwerk con Trans Europe Express. Grazie per i molti suggerimenti, ne avremo sicuramente bisogno da qui a mezzanotte. Sì, niente Linus, voglio solo dirti che noi contemporaneamente siamo in diretta nel vento, una telecronaca di un incontro di baseball, per cui è sempre un avanti e indietro. Possiamo farcela, Linus, sì, però
fai anche delle altre cose in modo tale che nelle pause noi andiamo là a fare qualche commento tecnico e poi ritorniamo qua. Ti capisco benissimo perché io in contemporanea mi sto doppiando su All Music con la diretta anche del programma radiofonico. Il doppio lavoro. Ragazzi, voi a casa pensate. Così. No, ma guarda, sono contento che vengano fuori queste cose perché incontro quanto, non solo io, anche voi incontrate, si incontra continuamente le persone e ti dicono: ah, voi artisti fate la bella vita, e la radio, i concerti. Sì, sì, vieni a farla tu la bella vita. Certo. Che intanto che sei in diretta in radio commenti il baseball su Sky o magari sei a fare un concerto a Roma. Tagliati te un pollice con un regalo di tuo figlio. Bravo. E poi suona il basso per due ore. Esatto. Oppure vai in giro per la città tra una quarantina di minuti a fare un check. Allora, tra pochi minuti, dopo la prossima canzone, la grande sfida fra Ricky Brown e il nostro rapper milanese, cioè MC Mangoni. Prima però un altro sguardo sull'attualità, perché zitta zitta Pechino si avvicina. Va ora in onda. Si sta avvicinando. Va ora in onda. Pechino si avvicina in senso geologico. Uno sguardo gettato sugli sport olimpici di recente inclusione alle prossime Olimpiadi di Pechino. Che minchia, sembrava che non li includevano, invece vedi che li includono. Conduce il conduttore più bipartisan che ci sia al mondo, Linus. Grazie. Ti sta tornando la voce nel frattempo. No, Linus, questa è tutta tecnica. Tecnica, eh? Cioè, praticamente io canto. Bravo, canto di diaframma. Anzi, parlo di diaframma. Che bravo. Sembri un po' José Luis Moreno. Esatto. Sì, tra l'altro, Linus, ti voglio dire che la tecnica del canto col diaframma è un po' superata. È anticoncezionale. No, è un po' superata, nel senso che molti cantanti adesso usano la pillola. No, non usano proprio la pillola per cantare. Ma Elione, che è uno della vecchia guardia, fa due conti giusti dei giorni, canta col diaframma e di problemi. A volte addirittura canta col metodo Gino Knaus. Sì, esatto. Quindi canta soltanto in quei giorni. Sì, sì, lì è quando è libero, bro. Ragazzi, io le poche volte che devo cantare, perché non è mio compito, controllo la temperatura basale e se è a posto canto, se no non canto. Esatto. Invece volevo fare i complimenti a una pubblicità che ho visto sul canale televisivo l'altro, non il Music, ma quell'altro lì. Quell'altro che non ti viene il nome, MTV. Bravo, non mi veniva in mente. C'è lo spot di un prodotto per giovani donne. Sì. Prodotto da una compagnia che ha un nome che sembra il mio. Vai. Ah, ok. D'accordo. Di cui ho detto una parola. Ci siamo arrivati. E la ragazza protagonista vive questa seguente circostanza. Niente, mi presento per fare il provino per VJ. A un certo punto mi chiedono di fare la ruota. Sì. Proprio oggi che ho il ciclo. Cazzo, per fare la VJ ti chiedono di fare la ruota. Certo. E come no? Ma non lo sai. Come il pavone. Sì, esatto. È così. Dietro. E anche il pavone al ciclo qualche volta. Sì, Scusa, è già venuto al Gore. So che deve venire al Gore. Venerdì prossimo. Posso venerdì dirti 9. Una cosa? Se tu vedi che a un certo punto la discussione langue, sì, cosa ti devi dire? Devi dire al Gore ritmo, al Gore ritmo. Bello, capito? Ti prego. Certo. Bello. Tra l'altro lui mi ha detto che è tranquillo anche se piove. Perché? Perché è al Gore-Tex. Ciao ragazzi. Io farei credevamo che Linus fosse finito e invece è ritornato più tu forte lo che credevi. Mai grande leone. Linus, quindi sport che verranno inclusi nel prossimo programma olimpico a Beijing. Bene. Che a Genova, tra l'altro, Beijing è il posto preferito da tutti quanti. Paracadutismo con paracadute, però un po' difficile da aprire. Sì, se non è troppo sembra facile. Interessante. È quel momento di incertezza che insomma regala quel brivido che lo sponsor ama. Paracadutismo dalla barca. Come si fa? Tu, come quando ci si lancia per fare l'immersione, che ti metti di schiena all'acqua e ti butti all'indietro, in quel mentre apri il paracadute. Una frazione di secondo. Sì, ovvio, succede tantissimo. È ovvio che usi delle barche apposta, che sono alte, molto tipo alte 400 di fianco, metri. Certo. Sì, sì, sono delle barche alte. Ciclismo con il sidecar, quindi c'è uno che pedala e uno di fianco. Sì, che fa le curve. Che pedala a sua volta, perché il sidecar è fatto come le macchinine con dietro i pedalini di metallo. Rugby con gentilezza, quindi senza le ruvidità del rugby. Esatto. Senza stare lì a darsi quelle botte che si danno durante le mischie, una roba del tipo adesso la prendo io, adesso la prendi tu, no, te la rubo. Tu che sei esperto di sport, com'è il baseball per corrispondenza? Semplicissimo. È abbastanza bello. Funziona così: tu fai partire un telegramma, un cablogramma, una posta prioritaria dove dici che lanci. Okay. Ti lancio una curva.
tu nel frattempo devi spedire una lettera a tua volta, dici io batto la curva, quindi è tutto sul dichiarato, azzecchi, se azzecchi hai ottenuto la battuta buona. Poi un nuovo tipo di triathlon consistente in galeone, autoscontro, labirinto degli specchi. Pogardala. Decathlon? No, triathlon. Ah, triathlon. Si fa galeone, parte, autoscontro, sì, labirinto degli specchi. Si beh, fa. Sembra interessante. Schiaffo del soldato sott'acqua, che però viene un po' ammortizzato dall'effetto fluido, insomma. Maratona in macchina. Sì. Stavo pensando io di dedicarmi a questo tipo nuovo di disciplina. 42 km, però in macchina si quanto ci vuole, quei 20 minuti. Ma sì, 20 minuti è fatta. Poi sono i punti di ristoro e tutto quanto. Non pallone, devi commettere neanche un'infrazione, però. Cioè, neanche tipo semato, sono eccedi con la velocità, eliminato. Certo. Non hai la precedenza, eliminato. Ma non è che hai la penalità, eliminato. Perché sì, lì il regime pallone è pallone aerostatico insieme a un orso. Sì. In due aggrappati a un pallone. Ma tu sei un mongolfiere normale, però sei tu e c'è anche un orso, allora devi un pochino giustrare questa. Ho visto c'è la squadra italiana che è fortissima. Ah, sì? C'è Orso Maria Guerrini, sì, però, esatto, perché esatto, c'è anche Orso Wells. Formula 1 a piedi. Bella, è bella. Uguale, stessi circuiti. Ma se fa il buono la voce, fai... come... se vuoi, non sei obbligato. Non c'è è un po' l'opposto della Formula 1, praticamente della maratona in macchina. Se la maratona in macchina, bravo, mette una macchina dove si andava a piedi, esatto, qui si va a piedi dove si andava in macchina. Per esatto, esempio, a Monza, però di corsa. Due, non so, correndo si inciampano addosso. Arriva il safety uomo, che è uno che cammina. Sta davanti così. Così, e tutti stanno dietro. Bravo, con un giro il safety uomo. 3000 siepi, tutte attaccate l'una all'altra. Sì. Una siepe di 3 km. Invece di bosco lunghissimo con i rovi che ti devi... E l'ultima è la corsa dei sommozzatori, che è un po' pesante, insomma. Ma dove questo? E non lo so. In acqua o fuori acqua? Va fuori. Corsa, corsa lo dei so, sommozzatori, quindi con la loro tuta, tutto, ma tutto? Fuori o dentro l'acqua? Credo fuori sul tartan. Perché? Sembra dura, Questa è bellissima. Sì, questo era il gruppo pensante di Nina Hagen, cantante punk tedesca, che per una volta si è staccato da lei e ha fatto questa canzone in italiano, era l'82. Io voglio viaggiare in Italia, il paese dei limoni. Io voglio viaggiare in Italia, il paese dei limoni. Erano gli Spliff con Carbonara, questa è Radio DJ. Linus, è pazzesco il potere evocativo della musica. Alle prime note mi sono visto io sulla Diane 6 verde. Era l'anno che dei mondiali. Ascoltavo questo pezzo. Ti dico solo questo, era l'anno dei mondiali. Ma anche tu eravamo giovani. La Diane 6 verde. Certo. Ma sai che non lo sapevo. Era la Diane della mamma. Ce l'avevo anch'io. Sì. Ma no, ma tu l'hai avuta prima che ci io conoscessimo prima, noi. Certo, ah, infatti, certo, no, perché io la mia prima macchina è stata la Diane 6 verde, regalo di mia zia, che ringrazio ancora adesso. Diane o due cavalli? No, Diane. Diane 6 verde, anche quella verde chiarino, no? Quel verde pisellino, certo, così. Che il verde Diane. Era di fronte a un bivio: o andare a rottamarsi, o andare a casa andare tua, nelle mani del nipote. Mia zia, no, è stata fantastica. Certo, è stata la mia prima macchina. Velocità bellissima, massima 110 allora. 110. È la macchina con cui abbiamo fatto noi la trasferta, certo, a Roma, con il gas tutto a manetta, cioè praticamente abbiamo messo prima, seconda, terza e quarta a Milano, gas a manetta, arrivati a Roma con le variazioni della velocità date dalle pendenze del terreno. Certo, bei tempi. Mangoni, sono qua. Allora, tra pochissimi istanti tocca a te, prima della tua sfida contro Ricky Brown. Tu sei pronto nel frattempo? Sono prontissimo. Hai studiato un po' l'inglese, ma non hai bisogno. Bravo. Molto slang, molto slang qua. Slang? Non è nessuno. Slang. Ricky Brown, pensalo. No, slag, lasciati andare, slag. Ricky, non sei nessuno, you are no one. Allora, volevamo far sentire un pezzo di una canzone agli ascoltatori e cercare di capire con il loro aiuto se questa canzone è realmente in italiano e tedesco o italiano è una lingua che sembra tedesco. Forse polacco. Forse polacco, sentiamo un attimo. Amore, è italiano. È italiano. Oh bella ragazza, il leg mai ne tazza, oh dai nel popo. Da bel tedesco. Ballare, cantare, mangiare, fumare, sigare, il knare solo. Sigare. Sigare. Der Verlobe. Durch den Saal. Und das klang so. Und das klang so. Bella ragazza, gib mir eine Schmazza. Auf Schmazza. Schmazza. Oh bella ragazza, du sollst doch nicht grazza, das ist nicht gesund. Vabbè, è un po' inventato,
aiutato, però aiutateci a capire che lingua era, ma crediamo fosse tedesco. Avanti cita anche un personaggio molto bello che è Cianna Ninnani. Allora è tedesca senz'altro, visto che lì è molto molto amata. Bene, la sfida in cosa consiste? Un minuto di freestyle, praticamente un minuto di rap molto 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 veloce. Vince chi riesce a stipare in questo minuto il maggior numero possibile di consonanti. Comincia lo sfidante, cioè il ragazzo americano di nome Ricky Brown. Go Ricky! About to do this. Okay. Ready? Yeah. Go. Go. I'm coming to rock and I'm taking a rap. I'm breaking them up. When I'm coming to tag them, I'm taking them up on my side. When I get them, I'm taking them up. When I'm sticking them back, I'm giving them a head of my gym. I'm looking at a radical villain. I'm selling my style. I'm putting them back in line. When I'm making a rhyme, when I'm coming to get them, I'm breaking them up. When it's becoming an enemy, tell incredible lyrical fit of me. You're opening up and you're not be double the rubber. The double store. I hold my dollar, my title. I'm making a vital. And then I'm giving them another style. I'm hanging them up. When I'm coming to battle me, that'll be double the fact. I kind of be stupid to step. When I'm taking the weapon away from rap, I'm gonna be dope. Then I'm capping, I'm packing, I'm packing, I'm grabbing, I'm rapping, I'm choke. Stupid committee of rappers. When I'm in the call, interview soon. I'm stepping away. I'm making it better. And then I'm stepping again. I'm egging them up. When I'm picking them up. When I'm taking them up. When I'm sticking them out of my academy, getting better and better. And later, anyone to be stepping to me. When I hit them, I'm conjuring back around. I'm falling, dropping down. When I'm kicking them in, I'm rapping, I'm competitive, making a scandal. When I'm heating them, eating them, beating them, seeing them, sticking them out. When I come in, the feeling, I'm popping, I'm dropping, I'm coming, I'm popping them up. When I get them, and then I'm a shock, I'm making a prayer. When I'm breaking them down with lyric, I'm making a follow me. I hear what it's gripping, I'm ripping, picking, tripping up with all of me. Stepping away when I'm coming, giving a kind of credit, but then I'm rapping around, I'm breaking a rap, I'm making a getaway. I'm packing them up, and I'm packing, racking them up. When I get them, I got them, I'm checking, I'm making them, one guy out of my ram. When I come to jam, I'm rapping, I'm finishing, smacking the ceiling, trapping the enemy. Then I'm a slam, hit a second, I'm waking them up, kicking, breaking them up. When I'm taking the mic up into my hand, I'm getting my lyric, I heard them, I'm wrecking them in. My lyric is making a wonder why many be thinking the sand is ducking. I'm taking a duck, and I'm breaking them up. When I hit them, into rubber, erupt. Okay. Non male. Sono circa, io ne ho contate 31 di sillabe. Ma forse anche di più, vedevo Elio molto impegnato a tenere guarda, il conto. Sto facendo conto, sono circa 600 sillabe. Okay. 600 addirittura. Sì, più o meno. In un minuto, 600 quindi vuol dire 10 sillabe al minuto. Faso? Ce la puoi fare. Cosa? Guarda che è tutta come la ci sembrava. Cena, ma guarda, cena, adesso non vorrei. Ma magari do anche uno sprone a Mangoni. Secondo me la sfida è a livello suo, perché bravo e bravo, ma io ho sentito due o tre parole un po' mangiate. Che sì, nel contesto. Ah, perché c'è anche questo. Cioè, sì, perché capisci, questo. Vabbè, segui il discorso, capisci anche la parola, però io non l'ho. Perché poi com'è? Una nulla invalida una buona. Sì, poi in generale è spuria la cosa, capisci? Non è una. Certo. Insomma, anche preso respiro. Vorrei far notare, però, che Mangoni ha una prova più difficile perché lui reciterà scioglilingua inglesi. Quindi è più difficile. Bravo. Tra l'altro non nella sua lingua. Sì, esatto, perché Ricky Brown è madrelingua, lui sarà al massimo nonna. Chi bravo, prende, una lingua, bravo. Chi prende il minuto di durata? Alex Farolfi è il giudice ufficiale. Prendo io, guarda, c'è il cronometro davanti. Allora, 3, 2, 1, vai. Sì, 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 a vostra visita, a bisogno di Mickey Bisbee, a successo da strappo, stunk, destun, stunk, ma destun, stunk, destun, stunk, stunk, pite, pipe, pica, pecco, pepe, pica, pepe, di pipe, pico, pica, pecco, pica, pepe, i pete, pipe, pica, a pecco, pica, pica, pepe, wild, pecco, pipe, pepe, pete, pica, pica, regioni, yellow. Rory, Red Rory, Yellow Rory, un in New York, Better Butter, Sam Butter, Butter Sand, Butter Beater, Beater, Becker Beater, 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 The Wallmaker, Better Beater, 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 Better Butter, Beater, The Wallmaker, The Beater, Better, Doshi Butter, Beater, 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 ecco là. Dai, cioè, ancora 15 vale, secondi. Ancora 10 secondi, vai. Eri a buon punto. Il buon umore ha prevalso. Tempo scaduto. Tempo scaduto. Allora, è stata una prova generosa. Era allora, a buon punto, guarda, senti, a 40 secondi era in vantaggio. Era in vantaggio. Sì. Nell'intertempo l'aveva superato. Una pronuncia perfetta. Senti, attenzione, dimmi, però, perché non è. Scusami, ma a 40 secondi io mi sbaglierò, ma ne ho contati quasi 400. Comunque, facevi 800. Vi ricordo 800. Che, come per X Factor, quei programmi lì, non c'è un conteggio banale e meccanico, ma c'è una giuria che si riunisce. Esatto. È in camera caritatis adesso. Certo. E esatto. Tra pochi istanti ci farà avere il verdetto. Detto in busta chiusa, un attimo che lo stanno preparando. Intanto che siete in camera caritati, spassate per piacere col cestino. Sì. Però sono stato deconcentrato, insomma. Sì, apriamo la busta. La giuria tiene conto anche perché questo. Voglio dire. Ragazza, che apriamo la busta, Mangoni, è un momento molto. Sì. Cazzo è grande sta busta. No, ma è una busta di sicurezza, Linus. Sì. Tra l'altro non aprirla troppo forte perché si autodistrugge, Peraltro nella giuria e anche nella busta, sai chi era il presidente di giuria? Chi era? Busta. Busta Rhymes. Busta Rhymes, detto anche Basta Rhymes. Detto basta. Basta. Bomb Basta Rhymes. Allora, sfida Mangoni versus Ricky Brown, alias No Clue. Verdetto. Per la buona volontà dimostrata e lo sforzo profuso,
malgrado la tecnica e l'esperienza dell'avversario, per la fluidità dell'eloquio, nonostante una pronuncia non esattamente ineccepibile, per lo spirito sportivo e la lealtà dimostrata in nome della fratellanza fra rapper di continenti diversi, vince questa sfida e viene quindi incoronato il rapper più veloce della scena hip hop, Ricky Brown! Chi non salta mangoni, chi non salta mangoni, vai Ricky! Sono rimasto un po' male, andrò in giro a controllare se si prende la radio per il giro per Milano. Dai, perché mi non raccomando. Riesco più a reggere. Fai il giro più largo questa volta. Bene, lo farò. Ti chiamo fra 5-10 minuti, va bene? Grazie. Gente che si sacrifica proprio, disposti a tutto. Questa è Radio DJ e l'Alemannia è sempre con noi. Veramente. A Berlino. Una birra, fumo, musica. E dopo tu. Garbo con A Berlino che giorno è, una canzone di molti anni fa però ancora molto attuale, specialmente questa sera in cui abbiamo scelto come tema musicale appunto la musica Alemannia, alemanna. Alemannia. Alemannia. Berlino e Pechino sono delle città piccolissime. Anche Torino, sono stato di recente. Niente Linus, anche questo brano di Garbo, sia a me che al Faso, ha risvegliato veramente dei grandissimi mia, ricordi, veramente. Lontanissimi ricordi. Per esempio, questa pazzesco. Volta non la Dian, ma. No, lui, io. No, ma in questo caso in particolare mi ha risvegliato questo tipo di ricordo. Non la sentivo da un casino, semplicemente io l'avevo quasi rimossa, non mi ha fatto piacere. Però è vero che poi nel cervello ti si accendono delle immagini quando giovine magari muovevi i primi passi nella vita. Con quell'eccitazione da 16-18enne, 15-16-17-18enne, che poi hai sempre ma riesci anche a espletare, mentre a 15-16-17-18 anni c'hai tanta eccitazione e non sempre. Siete mai stati in Germania? No, io no. Io sì, sono andato all'Oktoberfest quando ero giovane, molto giovane, e mi sono ubriacato come un maiale proprio. Ma eri già il cantante Elio? No, eri solo Stefano. Sì, ero solo un giovane che andava là per ubriacarsi. Quante caraffe ci hai messo prima di ubriacarti? 4 litri. Quattro litri, sì. Ma tu mi hai raccontato che sei andato a chiedere soccorso e ti hanno dato un altro litro? No, non sei tu. No, non ero io. Ma c'erano già le tirolesi, le cameriere che ti portano. Certo. Portano 4 boccali per mano, reggendoli ognuno su, certo, su un seno. Prorompente, ovviamente. C'era proprio hanno questa. Porco poi cane. Non puoi scegliere una media. No, una... è tutto no, litro, no, quello tutto lo litro, so. Infatti. Io il ricordo che ho dell'Oktoberfest è duplice. Mi ricordo i bagni. Sì. Così, che erano in realtà una stanza con la delle parete, grondaie, con la parete smaltata, quindi impermeabile, si fa la pipì contro il muro e tutto finisce in una grondaia che poi esatto. C'è il canale ma di scolo, così non c'è pericolo che sbagli mira. Ah beh certo, sono tutti che tu fuori qui sei un po' storto. Ero talmente ciuco che chiacchieravo in lingua originale con quello che era di fianco a me. Interesse. Sì, sì. Chiacchieravo mentre ero lì. Quanti anni avevi? Avevo 18 anni. Che bello che eri. Bella età che non torna più. E poi l'altro ricordo è che al centro di questi capannoni c'è un rialzo con l'orchestrina. Certo! Giusto? E l'orchestrina, almeno quando sono andato io, faceva tutto il tempo il ballo del qua qua. E certo! Ogni quarto d'ora, ogni mezz'ora c'era. E io lì pensavo, ma tu pensa se in questo momento il famoso alieno col disco volante che lo posteggiava in tonalisco arriva a terra qua e viene a vedere un po' come sono gli esseri umani? Va via. E vede. Ram ripassa. Ma c'è una cosa che mi ha fatto ancora più ridere, e cioè che la festa termina. Mettiamo alle 9 sì. E dalle 9 in poi passano quelli che portano via i caduti, quelli che hanno perso i sensi, portano via tutto. Però è bello, però molto come dobbiamo tornarci. Io non sono mai stato e ci voglio andare perché dico, come concetto di festa, è la cosa però meno incruenta del mondo, più incruenta del mondo. No, ma non c'è niente. Invece. Infatti, no, è bello perché lo spirito è andiamo lì a ciuccarsi santissimo, sì, e poi senza far nient'altro. Tutto è fatto perché tu, una volta che esci da lì, non ti possa far niente, no? Infatti, in qualche modo.
No, ma è bella, è una roba così, fine a se stessa, ma sì, bella. Sì, l'ideale è andarci con la fidanzata. Sì, esatto. Il giorno che la vuoi lasciare. Perfetto, perfetto, Lino. Torniamo tra poco con il proverbio erotico lombardo e tantissime altre cose, per esempio il collegamento, ecco, con Rocco Tanica in giro per Milano. Non voglio la birra, non voglio la tua birra, Lino, non mi interessa. Ti do lo stivale. Grazie, grazie. Lo stivale. Grazie, Lino. Non mi piace. Cordialmente! Don Melenio! Pochi sanno quanto costa il litio all'uomo moderno. Però come diceva prima Elio, potevi comprare mezzo litio. Anche loro fedeli a questo dettame di questa sera, cioè soltanto canzoni cantate in rigoroso tedesco, o che abbiamo a che fare appunto con la Germania, sì, o con l'Alemania, che dir si vuole, esatto. Canzone incisa con lo stereo tedesco. Bravo, creatore, no, del celebre Stereo Beatles. Stereo Beatles, che consisteva... I più esperti sanno che cosa intendiamo con Stereo Beatles, cioè da una parte metti certe cose e dall'altra parte altre cose, non come si fa oggi che metti un po' tutto da tutte le parti. No, infatti. Quindi per esempio, se ascolti i più esperti, se hanno ascoltato di questo brano solo il canale R, hanno ascoltato Paul e John che cantano da soli, esatto, sotto, sì. Perché tra l'altro, per essere tecnici, ai tempi proprio non esistevano dei suoni registrati stereo, ovvero i suoni erano mono, quindi una voce o una batteria, anche se registrata magari con più microfoni, certo, finiva solo su una traccia unica, quindi la dovevi mettere o a sinistra o a destra, e quello è l'effetto bello. Per Fantastico. Esempio, nella macchina di Rocco Tanica, sì, Paul e John erano nella portiera di destra o di sinistra? Guarda, Linus, mi spiace abbandonare questo tono festoso che è nato qualche minuto fa in radio, però la cittadinanza di Milano ha preso male la sconfitta di Mangoni nei confronti di Ricky Brown. In questo momento io sto assistendo a dei riots tipo quelli di Los Angeles, sì, quando sì, c'erano stati quei fattacci. Porca miseria. Posso dire che in questo momento sto vedendo all'altezza di Corso Plebisciti a Milano, sto vedendo i camion carichi di minatori rumeni, gli stessi che avevano sedato la rivolta durante il periodo, l'ultimo periodo, certo, e ci sono delle scene che vorrei non avere. Per cui diciamo via Mecenate un po' tipo South Central. Esatto, è un po' la South Central di Milano. Io non so fino a che punto riuscirò a mantenere la linea, le cose che sto vedendo, cose che non devo... anche se io parteggio per Mangoni, sì, però vedere scrivere sulla fiancata delle case con le interiora dei polli Mangoni deve vincere, non è una cosa bella. Ecco, senti, ma scusa, invece per il pubblico che fa il tifo per Ricky Brown, guarda, non puoi momento... dire se c'è in giro qualche festeggiamento con degli slogan, con dei cori per Ricky. Allora, io ho visto i sostenitori di Ricky Brown che si sono rifugiati nel caveau della Banca d'Italia per sfuggire ai sostenitori di Mangoni. Il momento è veramente drammatico, amici radioascoltatori. Milano a ferro e fuoco a causa della sconfitta. Ecco, Sergio, se tu incontri magari appunto questi qua che hanno paura, digli che c'è un posto ancora più sicuro, che è il caveau della gioielleria Damiani in Corso Magenta. Che è sicurissimo. È sicurissimo. Linus, io per carità non mi permetterei mai di insegnarti il tuo mestiere, sì, però suggerirei un appello alla calma di Mangoni. alla che non è qui adesso. Guarda, Mangoni, non penso che sia un caso. Quando Mangoni canterà più tardi la sua canzone per il karaoke, noi gli chiederemo di cantarla con un profilo più basso, insomma, ecco, per non ostentare. Spero non sia troppo tardi, sì, spero non sia troppo tardi per quello che sta succedendo. Senti, cosa vedi adesso dal tuo finestrino? Allora, in questo momento vedo delle ragazze che stanno facendo del lesbian love. Ma dove? Che bello, posso venire a vedere anch'io? Guarda, in questo momento ti dico dove sono. Sono in Viale Argonne. Sono esattamente all'angolo tra Viale Argonne e Largo Porto di Classe. Bellissima zona, ce l'ho in mente. Mi hanno detto, adesso ho parlato un attimo mentre eravamo fermi al semaforo, mi hanno detto che loro sono etero, però fanno all'amore fra di loro a scopo dimostrativo, hanno detto. Ah, che bello. Senti, un'ultimissima cosa per il pubblico di Roma. Piove?
No, in questo momento non piove, non, anche se la tensione fa ribollire l'asfalto che poi ricade e precipita sotto forma di pioggia nera. Certo. Quindi c'è bel tempo. A Milano non piove. Non piove, amici. Bene, grazie per il collegamento. Buonanotte in questo caso. Vai a lavorare per caso? No, devo controllare. Ah, sì, si sente la radio. Sì, se i Riot continuano. E poi come al solito mi fermo al Motel Charlie con vasca doppia sulla Paulese. Bravo. Ma quello col soffitto sullo specchio, quello col vetro sullo specchio, sul soffitto oppure no? Il soffitto quello sullo specchio, però è bello. È una bella camera. Anche gli asciugamani sono di specchio, pensa. Ciao, buon viaggio, buonanotte. Amici. Ciao, Rocco Tanica. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao. Yeah. Continuiamo con la musica della, esatto, delle porte dell'asse. Sì, qualcuno li chiama Medusa, ma in realtà si chiamano soltanto Trio. Ce l'avevo questo affarino qua che fa pochi pochi sì, pochi della Casio. Non so se si può dire, ormai tanto l'ho detto. I Trio, gli antenati appunto del Trio Medusa con Da Da Da, siamo sempre nei primissimi anni estivo, 80. Tastierina, un tormentone estivo, cioè si sentiva da tutte le parti. Veramente. C'era anche una versione Siamo tutti figli di Bearzot. Bravo, esatto. Su questo gruppo. Era una specie di antenato di quella roba là che cantano adesso. Oh, po, 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 sì, po, sì, po. Sì, sì, White Stripes. Aveva era un pochino quella roba bravo, lì. Bravo, bravo. Bravo. Allora, devo chiedere, sperando che questo non porti ad altri disordini, specialmente sì, di Milano, a Mangoni se può rientrare per un secondo in studio. C'è. Mangoni, guarda, e questa assenza però... Linus è sospetta. Ma io ho bisogno di lui, mi deve fare la sigla dell'appuntamento. Aspetta che te lo vado a chiamare. Okay, di buoni uffici con lui. Comunque Linus, non ti preoccupare, anche se la tensione cresce anche sì, in città, giustamente come ci ha raccontato Tanica, ci sono anche delle manifestazioni diciamo di rivolta ma contenute. Per esempio è uscito un carro armato qui dalla caserma qua vicino e uno studente si è posto davanti con la mano così con sacchetto della spesa esattamente come in piazza Tiananmen, uguale, cioè, pazzesco, ma qui alla dove si facevano i tre giorni, e questo per la questione di Mangoni, però tutto per il momento. E quello del carro armato che era pugliese gli ha chiesto scusa che cosa tiene in mano. E ovviamente gli è passato sopra, no? Perché tanto si fa così. È arrivato! Perfetto, Mangoni, facci la sigla, grazie! Radio DJ è orgogliosa di presentare una produzione by Cordialmente, in collaborazione con Elemedia, con la partecipazione del gruppo Espresso e l'alto patrocinio dell'Ufficio per i Patrocini del Ministero Italiano della Politica. In esclusiva per Cordialmente stagione 2007-2008 in prima visione radio la rubrica Proverbi erotici lombardi letti e commentati da Linus. In studio Linus. E il proverbio erotico lombardo di oggi è il seguente: Di don genver doma due per ca vu la viva e l'altra pitturata sul muro. L'ho io capito. Stavo ancora aprendo completamente per vedere se c'era qualcos'altro. Ma io già la conoscevo. Non c'è più niente. Sì, a volte c'è la traduzione, sì, ma esatto, si capisce. Ma penso che non l'abbiano inserita. Sì, ricordiamo che il trend di questi ultimi tempi è un po' meno erotismo, un po' più lotta di classe. Ma anche qui c'è un po' di erotismo se vai a leggere. Ma leggilo ancora, righe. Scusa, perché non mi è chiaro. Di don genver duma due per ca, vu la viva e l'altra pitturata sul muro. Allora, di donne sì, ce ne vogliono solo due per ogni per casa. Ogni casa. Una viva. E l'altra dipinta sul muro. Dipinta sul muro. Perché? Veramente non capisco nemmeno io. So. Ma secondo me perché nella saggezza popolare. La seconda è una Madonna, magari. No, potrebbe essere una potrebbe Madonna. Potrebbe essere, però secondo me è proprio una donna, perché l'uomo da sempre muore sotto i colpi delle miliardi di parole delle donne.
Non ne parlano tantissimo, questa è una roba, mica lo dico io, è un fatto vero, no? Ti certo. parlano tantissimo, vogliono raccontare un sacco di cose e parlano tantissimo. Probabilmente la donna disegnata è quella con la quale rilassarsi ogni tanto. Bisogna vedere che cosa intendiamo. Quella rilassarsi, sto vicino perché a quella disegnata. Potrebbe essere una donna nuda, anche. Sul muro, tipo la foto di Playboy anche. Di una donna. Allora... Immaginone, certo. Però qui si parla di pitturata sul muro. È perché si vede che all'epoca non esisteva certo, ancora il Playboy. Il Playboy, infatti. Per cui c'erano gli antenati delle foto nude. Che era il Playboy Piture. 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 Mangoni, grazie. Avete ascoltato? Avete ascoltato Proverbi erotici lombardi letti e commentati da Linus. Un'esclusiva by Cordialmente. Arrivederci alla prossima puntata. Ba 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 ba. Mm-hmm. Aha, aha. You do it on your own. Elettrica salsa, yeah. Si chiama come un prodotto anti-zanzare. Lui era Off con due F e la canzone era Elettrica salsa. Tra l'altro questo personaggio in realtà poi è diventato uno dei famosi disc jockey europei. Immaginatevi. Immaginiamoci il resto. Senti, il resto. Posso dirti un'impressione? Io questo non l'avevo mai ascoltato prima. Elettrica salsa. Sembra uno che canta sul water. Beh, mentre... in qualche modo era sì. quello. Insomma. Magari. Come acustico, come altro. Allora, senti, prima di iniziare a fare altro, io inviterei, come ha detto anche Rocco Tanica, Mangoni a lanciare un appello alla calma, perché per chi si fosse messo in ascolto solo ora ci sono degli incidenti in città legati al fatto che Mangoni abbia perso la gara contro Ricky Brown. Allora, innanzitutto era una gara, era un gioco. Certo. Ricky è un amico. Certo. La città non ha bisogno di lacerazioni, quindi per carità, dispiace anche a me, dispiace a tutti, ma bisogna prenderla come una, il colore della pelle gioco. Non è importante. Esatto, perché siamo tutti figli di uno stesso Dio. Bravo. Allora, un po' di cultura dopo quella di Mangoni, quella più classica dell'appuntamento con Che Storia Channel, che però ha anche un sottotitolo, ovvero ce n'è sempre uno, ovvero se te lo sei perso te lo raccontiamo noi un'altra volta, ma ricordati che la cultura è una cosa molto importante, anche se alla fine la cosa più importante è la salute. Cioè, anche questa è saggezza. È saggezza, ce lo dicono sempre, ce l'hanno sempre detto i nonni quando avevamo 10 anni. Sì, palle, nonna, che palle, nonna. Poi arrivi a 40 e c'hai ragione. C'hai ragione la nonna. Forse non tutti sanno che Giacomo Casanova ebbe così tante amanti che fece del proprio nome il sinonimo di seduttore. In un diario segreto scrisse alcuni dei suoi trucchi da grande amatore. La miglior conquista è la donna sposata o fidanzata, in modo che tu possa approfittare del suo piacere e dei suoi sorrisi, mentre il marito e il fidanzato si beccherà i pianti e le menate. Questo è un virgolettato tratto da... No. È un c'è un diario che non è ancora stato attribuito, ma sembra proprio suo. I barbari erano soliti tagliuzzare i volti dei propri bambini durante l'allattamento per abituarli al dolore. Per mantenersi allenati da adulti andavano dal peggior barbiere del villaggio e farsi sguarare tutta la faccia. Sì, veramente, Così perché sai, quei tempi l'uomo rude piaceva molto. Un giorno potremmo anche parlare di quei rasoi lì, di alcune marche che sembra che sono fatti apposta per sguararti la faccia. Pazzesco. Effettivamente ce ne sono tanti. Ma quelli monolama o quelli bilama? Tendenzialmente quelli usa e getta, dove quello che tu getti è la tua faccia. A me quelli che tagliano molto, per assurdo, sono gli usa e getta con una lama sola. Quelli lì. Invece i cinque lame non fanno niente, anzi come la carenza di un bambino. L'eminente archeologo John Faccia da Cates sostiene che i goti, gli ostrogoti e i visigoti originano tutti da una coppia, Inga e Mario Goti. È un'ipotesi. Sì, abbastanza accreditata. Nelle antiche guerre fra potenze marinare si usavano anche offese verbali da nave a nave. Ad esempio, per far arrabbiare i turchi, i veneziani gridavano: "Uè, turchi! Voi siete tranquilli, anche sulle vostre monete le lasciate a casa. E chi le vuole le signore turche? Sono dei cessi!" E poi giù a combattere. Perché i turchi poi erano permalosi, ma scherzi. Fumavano anche le orecchie. Ma scherzi. Un antico anatema ammoniva gli scultori romani: non scolpire mai una statua di Erode, perché la pietra, per magia, dopo pochi giorni
si erode. C'era questo anatema, pazzesco, incredibile. Dal 75 sta diffondendosi in Nigeria, in Somalia, in Uganda, un'associazione di donne che si contrappone alla pratica della infibulazione, proponendo in alternativa il taglio netto del cazzo. Questi stronzi la smettono di comportarsi come delle bestie. Via con la Germania. Chiudiamo con il futuro della musica tedesca, e cioè con i giovani Tokyo Hotel, tanto amati anche dal pubblico di Radio Le Storie Tese, la canzone della Monsoon in versione appunto fantastico in versione tra tedesca. L'altro, nel frattempo, un gentilissimo ascoltatore o ascoltatrice ci ha inviato la trama del brano di Nena, Neun und Neunzig Luftballon, meraviglioso. Di cosa parlava? 99 palloncini che volano nel cielo e provocano una guerra. Una guerra nei cieli che dura per 99 anni. Aspetta, ora molto interessante. Sì, l'ascoltiamo con un'altra attenzione. Siamo veramente in chiusura. Il tempo del karaoke di questa sera, che è una canzone di Ronan Keating, il cantante, ex cantante dei Boyzone, canzone molto romantica, in cui sentirete anche questa S un po' giovanottiana, però qui almeno in questa versione non sono sicuro che ci sia. Sei pronto, Mangoni? Certo. L'hai imparata a memoria? No. La conoscevi già? No. Un po'. Di vista. Insomma, singa, you can speak right to my heart. Without saying a word, you can light up the dark. Try the make I could never explain. What I hear when you don't say a thing. There's my on your face, let me know that you need me. They took your heart, saying you'll never leave me. They touched on your head, said you catch me whenever I fall. You say it best when you say nothing at all. Questa canzone ha un effetto meraviglioso. Le persone stanno ritornando alle proprie case. How long I can hold people talking, how long? Yeah, yeah. But when you hold me near, you'll drown out the crawl. Okay. Try the may they could never define what's been said between your hair and mine. There's my eye on your face, let me know that you need me. Destroy your heart. Call your hands, say you'll catch me whenever I fall. Bravo. Bravissimo, Mangoni. Fin troppo il potere facile. Della musica. Bene. Linus, cioè tutti quelli che erano scesi nelle strade e che stavano combattendo per una causa che pensavano giusta, esatto. E cioè per il fatto che pensavano che Mangoni fosse stato battuto con l'inganno da questo Ricky Brown. Ebbene, tutte queste persone, bene, ora stanno tornando alle loro case, mano per abbracciate, mano. Esatto. Perché è importante oggi evitare contrapposizioni ideologiche. Esatto, esatto. Caro Mangoni. Ma poi lasciatemi dire una cosa. Sapete cosa facciamo adesso? Prego. No, scusa, voglio dire, la Ricky Brown che cos'ha nella vita se non questa cosa di andare forte con le sillabe? Esatto. E lasciamolo ma fare, sì. Dai, adesso facciamo come il pubblico milanese. No, esatto. Torniamo anche noi alle nostre case. No. Buonanotte, esatto, a tutti. L'appuntamento è lunedì prossimo alle 22:30. Cordialmente, Into the Night. Ciao. 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 Ciao Linus. Buonanotte. Ciao Farò. Buonanotte, questa notte è per te. Buonanotte, buonanotte, Lino.
Buonanotte, questa notte è. Ciao. Ciao. Bravo. Ciao. Grazie. Ciao. Arrivederci. Ciao.